Ciao, oggi vediamo insieme la Neo Hybrid Metal di Spigen, una custodia per iPhone che ha dalla sua parte un'estetica accattivante e un grado di protezione davvero elevato. Tutto ciò è reso possibile dal fatto che la custodia è composta da due parti separate, un guscio di plastica gommata morbida, leggermente spessa e ottima per attutire gli impatti di eventuali cadute e urti. A questo guscio va poi unito un bumper in alluminio che rende la custodia rigida e ben salda intorno ad iPhone. L'alluminio ha due cornici brillanti rifinite con un taglio al diamante che mi ricorda molto il trattamento che Apple aveva riservato ad iPhone 5. Molto bello a vedersi, anche se a dire il vero si graffia solo a guardarlo. Molto resistente invece e ben fatta la verniciatura disponibile in 5 diverse colorazioni. La mia è metallic blu e vi confesso che mi fa davvero impazzire, rifinita in maniera impeccabile è uno degli aspetti che più apprezzo di questa custodia e che la rende a mio parere davvero unica. Il retro è in TPU con due diversi trattamenti, liscio agli spigoli, diciamo all'estremità, e ruvido al centro. Offre un ottimo grip, così come il resto della custodia, che, è vero, aumenta sensibilmente le dimensioni e lo spessore di iPhone, ma per contro rende davvero agevole tenere in mano il dispositivo in tutte le situazioni. La protezione ai graffi e agli urti è davvero di ottimo livello e direi che la si può collocare appena un gradino sotto alle custodie super protettive o rugged, tipo la Otterbox e simili. Praticamente ogni superficie è coperta dalla custodia, compresi i tasti volume e power, che vengono replicati da tasti in alluminio davvero belli, ben realizzati e molto sensibili da premere. Intorno al display c'è una cornice in gomma dello spessore di 0,8 mm che preserva dai rischi di graffiatura anche quando si appoggia l'iPhone a testa in giù, caratteristica che apprezzo sempre molto. Peccato davvero che l'ottimo grado di protezione e lo spessore della custodia renda quasi impossibile azionare la levetta del silenzioso, almeno per chi ha dita normali come le mie. Così come il jack delle cuffie non permette l'utilizzo di connettori più spessi di quelli di Apple, e lo stesso discorso vale per la connessione Lightning e la difficoltà a utilizzare le basi di ricarica e sincronizzazione. La Neo Hybrid Metal è sicuramente una custodia davvero molto valida e bella da vedere, sicuramente una delle migliori che abbia mai provato finora. E se siete disposti ad accettare i suoi compromessi, beh, ve la consiglio assolutamente. Così come vi consiglio di iscrivervi al canale YouTube di Pensare Mac, perché nelle prossime settimane arriveranno molte altre recensioni. Un saluto da Manuel Agostini e ci vediamo alla prossima, sempre qui su pensaremac.it.